Sono il dottor Massimiliano Napolitano, sono un fisiopatologo respiratorio, mi occupo di malattie dell'apparato respiratorio e sono il responsabile della pneumologia del poliambulatorio Apollo Duro. Tra pochi giorni ci sarà la giornata mondiale dell'asma e sarebbe utile forse sapere di che cosa si tratta. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree molto importante che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità colpisce oltre 150 milioni di persone nel mondo. Ma vi darò altri numeri. Secondo le linee guida GINA, che è la Global Initiative for Asthma, le persone colpite sono oltre 300 milioni. E nel 2025 saranno colpite oltre 400 milioni di persone, tenendo conto che la mortalità è piuttosto elevata, saliamo a oltre 180-200 mila casi. E quali sono i dati in Italia? Beh, in Italia il 4,5-5% della popolazione è affetta da asma, si tratta dai 2 milioni e mezzo ai 3 milioni. Ed è molto importante fare la diagnosi di questa malattia. Perché? Perché intanto è facile da diagnosticare e soprattutto è facile da curare o comunque tenere sotto controllo. Gli esami più importanti sono rappresentati dalla spirometria, generalmente affiancata da un test particolare, che è un test di broncodilatazione, somministrando un farmaco al paziente, e attraverso la possibilità di misurare dei biomarcatori, come per esempio l'ossido nitrico. Unendo le forze tra il clinico e gli esami strumentali possiamo fare una diagnosi veloce e ottimizzare la terapia. Vorrei ricordare un ultimo aspetto: oggi le terapie non sono soltanto con farmaci per via predosata e inalatoria, ma anche con terapie con anticorpi monoclonali e sicuramente questo è un valore aggiunto.